Buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova passerella avventura insieme a me. Quest'oggi andiamo nella Napoli francese, Marsiglia. Sebbene Napoli non sia paragonabile a nessun'altra città, è anche vero che sotto molti aspetti condivide tantissime realtà mediterranee, le medesime problematiche e relazioni di forza. E partiamo anche questa volta in solitaria da Bologna. Pensate che questo viaggio me l'hanno regalato i miei amici per il compleanno e non potrei essere più contento. E finalmente dopo il tram tram di mezzi di trasporto siamo arrivati a Marsiglia. Sono arrivato in ostello. Dopo ve lo faccio vedere. Adesso andiamo a mettere giù le cose. Il mio ostello stava in pieno centro, davvero un posto bellissimo, in cui ho conosciuto tantissime persone. Ostello molto molto carino, davvero bello, fanno anche le happy hour e... boh, si possono anche comprare le cose lì, è molto figo, tipo da andarsi anche a fare la Baldoria. E il bello dell'ostello è anche che conosci un sacco di persone. Ora è la golden hour, sono arrivato giusto in tempo, ero andato in un supermercato ma costava tutto troppo. Ora proviamo ad andare a vedere il tramonto sul mare. Marsiglia sicuramente non è una meta economica, ma d'altronde sta in Francia, non proprio una meta per risparmiare. E appena uscito vado subito a vederla alla cattedrale durante il tramonto, con tantissimi ragazzi che si divertivano e facevano skate. Davvero un posto rilassante. Raga, che pace, sono qui nel porto di Marsiglia a vedere il tramonto. Sinceramente penso che non avrei potuto chiedere un arrivo migliore, giusto giusto per il tramonto. Propaghiamo un po' alla sera a Marsiglia, il sole sta tramontando e noi dobbiamo ancora mangiare. È molto strana come città, devo un attimo capirlo. Adesso sono al vecchio porto, la zona principale di Marsiglia, e qua ci sono tutti i locali, adesso andiamo a trasporto. Qui al porto inoltre partono anche le barche per andare alle Castel d'If e all'isola dell'altra, naturale. E sicuramente ci andiamo. Adesso proseguiamo un attimo il giro e andiamo a mangiarci qualcosa. Possibilmente di non troppo costoso, anche se la vedo dura. Raga, pensate che Marsiglia è considerata una delle città più pericolose d'Europa. Sono successe alcune cose un po' strane che mi hanno fatto un attimo pensare, ma non l'ho trovata una città meno sicura di tante altre. Più avanti vi spiego un po' meglio. Andiamo a mangiare successivamente in un ristorante con menù fisso a 20 euro. Davvero buono. Raga, vi dirò, non c'è stata alcuna fregatura, spero proprio 20 euro. Questo è tipo il fast food dei waffle. Usciamo subito il secondo giorno, pronti per visitare per bene la città. Per fare colazione io vi consiglio assolutamente i panifici, fanno cose davvero buonissime, è l'unico posto per risparmiare. Il vero centro è il Porto Vecchio, che la mattina si colora di mille colori e odori con i pescatori del posto. Come sempre la mattina presto, eccomi qua in centro. La zona principale di Marsiglia è per l'appunto il Porto Vecchio, e questo qua. Di prima mattina ci sono anche i pescatori che tirano sul pesce, è molto affascinante. Adesso continuiamo un po' il nostro giro, oggi penso ci vedremo bene la città e domani altri giri nei dintorni. Ho trovato Marsiglia una città davvero viva, piena di persone che si rilassano e si divertono. Non un posto fatto solo per lavorare. E non c'è cosa più bella delle super salite di prima mattina. Ora andiamo a Notre Dame de la Garde. Il luogo più importante della città è sicuramente il Notre Dame de la Garde, una cattedrale sorprendente, in cui non è così facile arrivare. Dovrebbe esserci anche un autobus, ma io l'ho fatta tutta in salita. E dopo un bel po' di fatica siamo arrivati finalmente a Notre Dame de la Garde. È sorprendente. Sta qui. È bello perché da qui vedi tutto il panorama, sul porto, sulle isole di lì, che andiamo a vedere domani. Adesso proviamo a entrare un po' al Notre Dame. E la cattedrale è davvero uno spettacolo, è pazzesca. C'è un panorama che è bellissimo. Si vedono le isole e poi si vede tutto il Porto Vecchio.
Raga, se anche voi siete un po' come me, che non siete troppo amanti di arte e storia, una visita a Notre Dame de la Garde merita sicuramente, anche solo per la vista panoramica, la più bella in assoluto. Ragazzi, adesso scendiamo un po' e andiamo verso la spiaggia a vedere un po' il mare, visto la quantità di caldo che c'è oggi. Non vi nego che avere una barca mi prende un tot voglia. E prima o poi diventeremo anche noi come Dario Vignali, a prendersi un catamarano e vedersi di tutto e di più. È una figata. Dopo aver constatato che nel centro della città non c'era una spiaggia e quindi non mi sarei potuto fare il bagno, continuiamo il nostro giro, in uno dei luoghi più affascinanti in cui vedere il tramonto. Ora che si è fatta mattinata più inoltrata, andiamo qua al porto dove eravamo prima a vedere i veri pescatori marsigliesi. Vedo un mercato di roba da mangiare e mi ci fermo subito. Se guardate la clip precedente potete vedere che c'era proprio una donna che stava guardando la mia telecamera. Raga, adesso abbiamo preso il tram e siamo arrivati a Long Camp. Che è una figata, è pazzesco. Qui c'è un tipo che balla. Che cosa sto facendo? L'edificio Long Camp è un palazzo spettacolare, con all'interno due musei. Passeggiando per queste vie spesso mi capitava gente che mi chiedeva quanto costasse la mia macchina fotografica. Era una cosa molto strana che non mi era mai successo. Non so perché me lo chiedessero, ma per fortuna non è successo niente. Comunque questa città è molto caratteristica, cioè è veramente unica. Pensavo fosse tipo Lisbona, ma è completamente diverso. Lisbona è molto più intima, più piccola, perché è una vera e propria metropoli sul mare. E proseguiamo verso il quartiere della Panier, uno dei più antichi della città, il più autentico. Pensate che questo era considerato il luogo più pericoloso d'Europa in assoluto. Adesso è carinissimo. Mi ha ricordato un po' l'Italia, un po' Napoli, un po' un sacco di posti che ho visto in questi anni. Ok, la Panier è sicuramente il luogo più caratteristico della città. È pazzesco. Sono un po' Napoli, con questa street art, i vicoletti. Ottimo lavoro. E pensate che questo era uno dei luoghi più pericolosi d'Europa, fino a qualche decina di anni fa, non tantissimo. La Panier un tempo era il quartiere in cui vivevano i pescatori, poi arrivarono le ondate di migranti, i corsi, gli armeni, gli italiani e i magrebini. Arrivò successivamente anche la malavita. I nazisti trovarono in quel caos di gente e criminali una scusa per farne saltare per aria tutta la parte inferiore, infatti poi è stata ricostruita. Pensate che il nome deriva dall'insegna di una locanda, le Loges du Panier, risalente al XVII secolo. Ora è un vero e proprio quartiere hipster, in cui passare le ore più belle a Marsiglia. E finalmente si pranzo, ho preso una baguette e una pizza marsigliese che non aspetta. Buono. Un sacco di skaters qui. Prima o poi me lo imparo anch'io, così riesco ad andare in surf. Dopo una brevissima siesta al porto, continuiamo per il nostro giro. Quel giorno ho fatto perfino l'abbonamento dell'autobus, che vi dà la possibilità di arrivare nelle spiagge più carine, che stanno leggermente fuori dalla città. Comunque questo è il lungomare cittadino, che è lungo ben 5 km. Praticamente va da Marsiglia, passa per le corniche di qua, che dopo vi spiego cos'è, e arriva fino in fondo. Qui sono i vari arcipelaghi. E lì c'è l'arcipelago in cui andremo domani, e c'è anche il castello di... Le
Le Corniche è la strada panoramica di Marsiglia, considerata una delle più belle d'Europa. La strada è stata dedicata a Kennedy nel 1963, quando è stato ucciso. Ora qui troviamo tantissime calette in cui fare il bagno e i migliori ristoranti di Marsiglia. E questa era una delle tante spiagge di questo posto. Giocano tutti a beach volley. Comunque ora conto di star qui a vedermi il tramonto, quindi altre 2 ore. Sì. Sono 5 km di strada. Non la farò tutta, anche perché ho l'abbonamento giornaliero all'autobus. Quindi me la cammino ancora un po', poi prendo un autobus. Ma penso starò qui intanto per guardarmi il tramonto sul Castel d'If e il teso dell'arcipelago. Alla fine l'idea di vedere il tramonto in quel posto è saltata. Mi aveva contattato il mio amico canadese conosciuto nell'ostello la sera prima. Un ragazzo mega simpatico che si stava facendo il tour dell'Europa in 2 settimane. E ci siamo goduti il tramonto nel posto che vi ho consigliato prima. Ora siamo qui al porto. Adesso andiamo a mangiare. Infine passiamo la serata insieme prendendo una pizza da un kebab bar. Non proprio il cibo tipico marsigliese, ma non era niente male. Comunque mi ha invitato appena riesco ad andarlo a trovare a Montreal. Quindi ragazzi, prima o poi mi vedrete anche lì. Ecco la vera pizza italiana francese.